Decolla il primo. Questo paese della Val d'Astico e nelle sue frazioni di Forni e 7K, 300 abitanti in tutto, il 30 aprile 1945 un reparto di soldati tedeschi in ritirata uccise 83 civili, fra cui donne e bambini. Quando sentii parlare per la prima volta di questa strage, rimasi colpito dalla data, 30 aprile 1945. Come tutti quelli che conoscevano la Seconda Guerra Mondiale solo per averla studiata sui libri, pensavo che la guerra in Italia fosse finita il 25 aprile. Sapevo che gli ultimi giorni di aprile erano stati decisivi per la guerra in Italia e in Europa. In Italia, dopo la battaglia del Po, le truppe tedesche in rotta attraversavano la Valle Padana, incalzate dagli angloamericani e bersagliate dalle formazioni partigiane che uscivano allo scoperto liberando città e villaggi. L'ordine dato ai comandi tedeschi era quello di raggiungere l'Alto Adige, attraverso le tre valli che dalla pianura portano a Trento, la Val Sugana, la Val d'Astico e la Val d'Adige. Negli stessi giorni a Berlino, assediata dai sovietici, Hitler continuava a ordinare la resistenza ad oltranza. Il 30 aprile il Führer si era poi suicidato, lasciando la Germania sconfitta e devastata. Per quello che ne sapevo, il 25 aprile l'Italia intera stava festeggiando la fine della guerra e il crollo del nazifascismo. Mentre ovunque si gioiva, a Pedescala la tragedia stava per cominciare. Quello di Pedescala era decisamente un massacro fuori tempo massimo. Quello che certamente non potevo immaginare era che venendo quassù per farmi raccontare la storia di quei giorni da chi l'aveva vissuta, sarebbe cominciato per me un viaggio dentro una vicenda controversa e misteriosa, ancora straordinariamente viva dopo 60 anni. Una storia che mi ha posto molte domande scomode, alle quali mi sono trovato di fronte realizzando questo film. Il tempo che era brutto. Non c'era proprio neve, era nevischio, ma c'era l'acqua gelida e fredda. In montagna nevicava, poi in montagna nevicava. E tutti scappavano. E a dire la verità non sapevo neanche cosa succedeva. Tutti scappavano, che siamo scappati anche noi. Andiamo nell'altra casa. E siamo scappati correndo nell'altra casa. Cosa succede? Via. Quando è arrivata la prima cannonata sul paese, io stavo giocando con un mio amico Giancarlo. È stato un attimo, ci siamo affacciati verso la parte centrale del paese, abbiamo visto anche ragazzi che correvano con dei fucili in mano, e poi è arrivata un'altra persona che ci diceva: tutti scappate nelle cantine, ci pensiamo noi. E se eravamo chiusi in casa, era anche una mesia della mia nonna, con un bambino come sei anni in caduto, come questo, un cugino che c'è da Roma ed era venuto qua per salvarsi. E io, la Neni con le due bambine, mia zia, mia nonna, ci siamo nascosti, c'era anche il marito della Neni, ci siamo nascosti nella cantina della Neni. Ecco, abbiamo fatto questo percorso per arrivare nella piazza del paese dove dovevamo nasconderci. Siamo saliti per il viottolo dietro la casa e siamo andati in questa cantina, e lì abbiamo trovato molte altre persone. Tusi, presto. Vieni, vedrio. Ecco qua tutti sti qua. E siamo andati qui in fondo, siamo rifugiati in questo portico oscuro, perché l'unica luce che lo illumina penetra da sopra un pochino e da questa feritoia. Ecco. Quindi è da questa feritoia. Siamo rimasti qui, c'era naturalmente, non si vedeva niente, oscuro tutto quanto qui. Allora era già entrato in paese tedeschi.
da là in fondo. Dico, visti venire fuori come le bestie, uscivano e batteva nelle porte, gli dava con le scarpe su per le porte per venserle. E i bombi che buttava dove non so, sentivo scopi. Sono ancora da basso, terrorizzato. E c'erano spari in giro, vi stavamo dentro perché non c'era niente da fare, non sapevamo niente cosa succedeva fuori. A un certo punto, chi era vicino allo spioncino, ha detto, arriva un tedesco, arrivano due tedeschi. E hanno spuntato dentro questa canna di mitra, non so, fucile, io non mi intendo di queste cose qui. E hanno cominciato a fare raus, raus, raus. Mia sorella ha cercato la chiave, non la trovava più. Abbiamo sentito bussare forte alla porta, non so se l'hanno anche buttata giù. E due tedeschi con un mitra, un'arma in mano, hanno cominciato a dire ma raus, raus. Questi che battevano volevano farti uscire, c'era una confusione del demonio. Tutti gridavano dentro, poi spaventati, a dir poco spaventati. Gli uomini li hanno trattenuti, cioè li facevano andare verso la piazza del paese. E invece noi donne con i bambini ci hanno lasciato scappare. E siamo usciti da sopra e in fila indiana, sempre con i tedeschi che ci accompagnavano con i fucili spianati, abbiamo preso e ci hanno accompagnati in piazza. Vedevi un passare di famiglie, ho detto, oh, bisogna andare via perché bruciamo dentro. E siamo venuti fuori. Attenta Floriana, vada dove che la va! Appena usciti, diciamo, una ventina, forse una trentina di metri, mio fratello, Cici, che aveva 17 anni, si è trovato per aiutare una signora che doveva caricare un materasso su un carretto che aveva lì in fianco. E un tedesco, per far veloce, o che ha finito e ha ritardato, gli ha dato una gran botta con un calcio di fucile sulla nuca. Era davanti a me, tanto che gli ha detto mio fratello, ha fatto così, e ha visto sangue, e ha detto a mia fratella, Iva, cos'ho sulla coppa, e niente, si va avanti. Scappando abbiamo scavalcato dei corpi, dei morti per terra, soprattutto uno me lo ricordo perché era un po' particolare come aspetto, e poi altri corpi che erano rivolti forse per terra, poi pieni di sangue, poi dovevamo scappare, quello era il nostro obiettivo. Io e mia sorella, sì, avevamo le mani in alto, ma da bambini, diciamo, non sapevamo cosa stesse succedendo. E abbiamo seguito mio papà e mio fratello che andavano verso la piazza. Arrivati qui, guardavamoci, qua c'erano già morti dappertutto, qua c'era morti, qua c'era morti, qua c'erano capelli in giro, c'era già un macello che era già successo, un disastro era già avanti qua. Mio papà è venuto a casa, era stravolto, una faccia con gli occhi fuori di sé, non so cosa abbia visto. È entrato in casa e ha detto, è finita, ci ammazzano tutti. Non abbiamo più visto mia mamma, perché già i tedeschi erano con mio papà, mio fratello e l'altro signore. Allora siamo tornati indietro dove eravamo arrivati e all'inizio dell'altra vieta abbiamo visto mia mamma e mie sorelle e l'altro mio fratello che camminavano correndo, eravamo disperati perché non abbiamo visto nessuno, morti dappertutto. E ci siamo agganciati a mia mamma e mia sorella. Correvano tutti, correvano disperati. Non vidi che là corrono tutti, scappano tutti, piangevano, urlavano, chi con i bambini in braccio, chi una roba indescrivibile. Sempre di corsa, le donne che piangevano, mia mamma che chiedeva continuamente, di mio fratello Gianni. Con le gonne che usavano ancora, le gonne fino in fondo, mia mamma non poteva più correre, ha detto al medico torniamo indietro e siamo entrati in questa casa qui. E lì dentro c'era un pandemonio, c'erano tedeschi naturalmente, non so se presidio o cosa, c'erano tedeschi. E i bambini, sai come sono curiosi, io andavo di qua, guardavo di là, sempre in questa cucina. Sì e no, era grande come questa stanza qui, ma eravamo in tanti, in più i tedeschi. E cioè, le finestre erano aperte, e da una finestra ho guardato fuori e finalmente ho visto mia papà che arrivava. Da un volto, era accompagnato da due tedeschi. E mio papà si è deciso, ha chiuso, siamo usciti, ha chiuso la porta e l'ha chiusa con la chiave, che stranamente in quei tempi non si usava chiudere le porte,
si dormiva con la porta aperta. Ha chiuso la chiave e in quel momento si è presentato, ha girato l'angolo e si è presentato questo tedesco. Io ho visto quello. E ha detto tranquillamente: voi andate, uomo, con noi. E erano davanti il mio pacco i tedeschi e gli hanno puntato la pistola sul cuore. Gli hanno puntato la pistola e lui con un colpo l'ha tirata via. Il secondo colpo l'hanno puntata ed è caduto morto. È venuto a finire con la testa sul muretto, così all'indietro, morto, cascato all'indietro, così, lì così. Poi è venuto mio fratello e l'ha portato via. Più tardi, insomma. Mio papà le ha messo la chiave in mano a mia mamma, gliel'ha stretta e ha detto: andate pure voi. E noi siamo andati verso il cimitero, insomma. Mio fratello ha tentato di seguirli e questo tedesco ha detto: via, vai via, vai via. Siamo entrati al cimitero perché il tedesco, appunto, Raus, gli ha indicato di entrare. Un cimitero semipieno di persone, tante, tantissime, disperate, insomma, non è il caso di dirlo. Si buttavano sulle tombe, gridavano, urlavano. È tornato ancora questo militare che parlava italiano e ci ha detto verso le 5 del pomeriggio, forse, le 4 del pomeriggio, già verso l'imbrunire, che potevamo andare a prendere il latte per i bambini, disse. E quindi la nenia e mia zia sono scese a mungere la mucca per prendere questo latte. E mia mamma non sapeva dove mettere questo latte. È andata lì in casa di quella signora. E lì erano come le bestie feroci che tagliavano carne sul tavolo. E mia mamma è entrata e è rimasta lì senza parole, però non hanno fatto niente, è andata a prendere un pentolino e ha munto le mucche, ci ha dato il latte. Dopo mi sono ritrovata lì con una signora vicino, calma, tranquilla, che diceva: mi hanno ammassato mio marito e mi hanno preso anche la fede, non vedi che sono senza? Così tranquilla, sembra assente quasi, insomma. Dopo qualche tempo hanno visto aprire il cancello e far segno di andarsene. E allora siamo usciti e abbiamo preso la strada della Valdassa. Le donne poi hanno preso la Valdassa e sono scappate dalla parte di Casaletto Asiago Rozzo. Noi invece eravamo rimasti chiusi dalla parte tra Pedescale e 7K e quindi ci siamo ritornati nella casa dove eravamo rimasti i giorni precedenti, nella cantina, e ci siamo fermati per 2 giorni. Storia al fronte, ogni giovedì alle 21 su History Channel. Pedescala, la mattanza dura 2 giorni e 2 notti. Non ho potuto più uscire, quindi sentivo soltanto questo crepitio delle mitragliatrici, dei fucili, dal monte, da entrambi i monti, verso valle. Nel giorno successivo, verso sera, diciamo, si sentiva come quando adesso